No, io rispondo un attimo perché dice che sono stato neanche nelle prologo. Presidente, ho chiamato quella sera alle 10:30. Io non venire perché i conti non li so fare, che non arrivavano al loro legale. Ho chiamato, sì o no? Ho chiamato? Sì, hai chiamato il chiamato di me. Ho chiamato Gio. Ma ti ci prendiamo il telefono. Vabbè, comunque questo è il primo dato. Però siccome sento, la società va avanti, io l'ho detto pure io, che mi avete lasciato la società con 100 milioni di euro di debiti. Il sottoscritto viene a fare sempre il risanatore e sono stufo. Allora facciamo una cosa, ai sindaci che sono responsabili, li chiamo così, ai sindaci responsabili, perché domattina andate in assemblea tutti in liquidazione e poi andate, oppure fate le persone sempre. I populisti non li voglio sentire. Se vogliamo fare i populisti facciamo pure noi, va bene? Oggi c'è la finestra, avete raccontiamo la storia tutti quanti, se no dico Diego è un folle che dice nel 2010, Caputi un altro folle che diceva state messi male, perché qui sembra che oggi tu sindacalisti fai il sindaco a Ruzza che hai combinato, e non è così. Tu sei arrivato qui e lui ha voluto votare il bilancio con responsabilità del passato. Se lui diceva che io non c'entro nulla, ve li pagate i debiti, fate quello che volete. Allora, se vogliamo fare responsabili, va bene. Se continuiamo ancora oggi a dire io la vedo messa male, è normale. Come sta sto Ruzzo? Dal 2010-2011, poi l'ha cristallizzato il commissario Caputi nel 2012. Quello che io dico, io non voglio, perché se volete far passare, che io l'avevo detto, non ci sto. Perché io sfiggioso che faccio? Mi faccio il giro per tutte e quattro i comuni e racconto che cosa ci hanno lasciato del Ruzzo. Se volete parlare ancora in italiano, no. Abbiamo invertito la rotta, sì o no? Questa domanda vi faccio adesso. Stiamo mantenendo. Chiaro, la faccio come dire. Da persona che ha digiuno di questioni contabili e manageriali aziendali. Sapete che sapete che la tariffa aumenta la stavolta? La sai sta cosa? L'ho detto pure sempre. Avete chiamato i vostri politici a dire ci date un milione di euro per coprire questi costi che per. Vi chiamo qui. Lo dovete sapere, cari giornalisti. Qua la tariffa aumenta sempre per colpa di terzi e nessuno fa nulla, invece facciamo qui. La colpa non è mia. Io non ci sto. Allora dico ai sindaci che ho chiesto la responsabilità, riflettiamo insieme e poi facciamo come noi. Io l'ho detto a tutti quanti e lo devono sapere. Sia la Ruz, la Regione, perché io affari che mi devo prendere sempre responsabilità. E 5-6, fate, ma io l'ho detto, non ci sto più. Ma basta ragazzi. O fate responsabili come lo fanno gli altri, oppure io nel 2010 devo fare come avete fatto voi, facevo. Io non voglio perché è normale che aumenti la tariffa. Per sostenere 100 milioni di euro di debito, come lo mancino. Facciamo una cosa, anzi faccio un'altra assemblea. No, lo so che non è così. Questa è l'assemblea dei sindaci dell'assemblea che ha fermato le scuole. Allora, questa è l'assemblea dei sindaci che hanno affidato il servizio idrico integrato a una società, la quale società è pubblica e i soci sono una parte dei sindaci affidata, ma sono due momenti separati, distinti. Allora, i problemi della società se li vede l'assemblea della società. Non c'entra niente Ersi, non c'entra niente Lassi. Allora, lì ci sono dei problemi, vanno risolti in quella sede. Se la società, se i soci dicono a una SPA devi rivedere il piano all'organo amministratore, devi rivedere il piano industriale per correggere delle disfunzioni, i soci sono quelli che comandano, perché i soci dalla sera alla mattina possono revocare il consiglio d'amministrazione che hanno eletto, ma quello è un discorso societario. Cosa diversa è l'assemblea che per legge affida il servizio. Noi facciamo il controllo come Ersi per conto dei sindaci, per conto dei comuni. E allora quindi in questa sede che cosa possiamo dire? Nel 2023 scade la convenzione di affidamento. Come fate
sindaci dell'assemblea ad affidare il servizio con altri 20 anni, quando saranno, a una società che è ridotta? Grande problema, grande problema. Allora, mettiamoci tutti quanti, ognuno per il ruolo che ricopre, intorno a un tavolo, e distinguiamo, perché se no non se ne esce. Se cominciamo a tirare chi la dice in un modo, chi la dice in un altro, si fa una brutta fine. Allora, per piacere, decidiamo qui cosa fare, come ente affidatario. Ente affidante, no? Scusate. E l'assi, e si decide di dire ai soci, che sono le stesse persone, quasi le stesse persone, andate all'assemblea della Luz e fate un programma, tirate un programma di come risolvere le problematiche. E purtroppo è così. Non c'è altra possibilità. Abbiamo già presente. Prego. Se state prima a caso c'era Vincenzo e poi tu, poi dici. No, solamente per dire che per già presidente della Prologa non avrebbero fatto cosa del genere. Io chiamai per dire, non ci sono. Poi qualcuno altro ha chiamato loro e dice, questo non ci capisce nulla.